una favola mia. Vengo da una famiglia straordinaria, molto unita, siamo 5 fratelli. Mamma lavorava, mio padre era poliziotto, sono cresciuto con una nonna che mi ha fatto anche un pochino da mamma. Queste luci impazzite s'accendone tu. Io ero un pochino questa mosca bianca, soprattutto nella periferia. Agli inviti provocatori della borgata rispondevo con la gentilezza. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. Renato Zero è nato a 13 anni in locali, non certo locali altolocati, no? E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Là ho appreso l'arte del microfono e della scena. Allora ho deciso di avere un'esistenza artistica, delle esperienze soprattutto, che mi consentissero di diventare Renato Zero. No, mamma, no, non mi puoi deludere, mamma. Io sono veramente uno che canta quello che ha visto. Prendo dalla strada le esperienze e un modo di vivere che mi dà la possibilità di trasmetterlo in un secondo momento a un pubblico. Te lo ricordavi questo? Sì, me lo ricordo, sì. Però sai, a conti fatti, ma credo che questo avvenga anche per molti di loro che sono qui stasera, perché noi pensiamo di vivere una vita, ma in verità è una delle bugie più enormi che si possano raccontare. Perché? Perché secondo me noi viviamo più vite, noi apparteniamo alla famiglia con una vita apparteniamo agli affetti più stretti. E con un'altra famiglia, con un'altra vita possiamo percorrere una carriera, una professione. Con un'altra vita la spendiamo quasi tutta per i sogni, e un'altra per il dolore, perché anche quella è una vita che si consuma forse con più lentezza, perché il dolore, a differenza della gioia, vuole starti accanto, vuole starti appiccicato per tutta l'eternità, se è possibile, mentre la gioia dobbiamo annaffiarla, dobbiamo rinfrescarla tutti i giorni della nostra esistenza. Però devo dire che a fronte di questa negazione del dolore c'è anche da parte di questo sentire questa ricchezza, che sembra assurdo dirlo, ma questa ricchezza del dolore che ti fa capire quanto sia importante quando si rasserena il cielo, quando passa un temporale e quando delle persone che non vedevi da tanto tempo bussano alla tua porta. È così. Ma io credo che, insomma, condivido. Una vita, se noi diciamo di vivere una vita, non è vero, perché ci sono tante sfumature, tanti piccoli anfratti dove forse rinasciamo, forse moriamo, perché siamo morti. Io sono morto tante volte. Sono morto vite, anche spesso di soddisfazione, anche, sì, no? Perché quando il successo è troppo forte, ve lo dico con grande sincerità e onestà, ti colpisce, capito? T'annienta, perché se tu non riesci a gestirlo il successo, è una carogna. Tu come l'hai gestito il tuo successo? Io l'ho gestito con la strada, col confronto con loro, perché ovviamente quando gli stessi che vengono a battermi le mani, ad applaudirmi, sono quelli che vogliono l'abbraccio, oppure mi chiedono come sto, come vanno le cose, quando gli regalo un altro disco. Cioè, io con loro ho un rapporto quotidiano, perché, ripeto, a casa ci sto poco e ma volentieri. Lo so. In questo filmato vediamo allora i grandi successi. Poi, ciao Renato, come stai? Va? Bene. Sono sempre stupendi. Grazie. Niente male, come trovata? Senti, spero che tu ci porti Madame. Sì, 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 Madame. Ehi, tu? Ehi? Renato Zero canta Madame. Se l'amore cieco va e non guarda dove
Bisogna resistere per esserci. E tu vuoi esserci, vero? Mamma mia, ma sei vanidoso. Lui chi è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto, ma è certo di troppo. Mollalo! Il carrozzone va avanti. Non è che sia male, poi, tutto sommato. Peccato che si concia in questo modo allucinante. No. Però l'ironia non ti è mai mancata, eh? La no, tua forza... Quella è nel DNA, nel pacchetto... Nel pacchetto regalo. Sì, quanto è importante l'ironia nella vita? L'ironia è anche, secondo me, si tramanda, si trasmette. Io avevo un padre che era molto, molto, in questo molto divertente, perché prendeva le cose con una certa leggerezza, quando c'era da prenderle con leggerezza, invece seriamente quando ci voleva la serietà. Mamma era una romana de Roma. Anche lei non mancava di essere pittoresca, se vogliamo. Poi, se una persona gli piaceva, mamma, poveracci, li faceva diventare proprio verdi, perché non riusciva mamma ad essere diplomatica, no? Ma nessun romano, credo, che se ce ne sono ancora, nessun romano si potrebbe in qualche modo smentire sotto questo aspetto. Tu a casa portavi i tuoi amici un po' strani, un po' artisti, no? Sì, diceva mamma, no? Diceva guarda quello me puzza, oppure quella è una bella persona. Sì. E tu l'ascoltavi? Io l'ascoltavo sempre, anche perché poi c'aveva ragione. C'aveva sempre ragione. Alla fine, col senno di poi, però mi ha evitato tante fregature, perché ascoltando lei io... ho aperto un pochino gli occhi e ho sofferto meno. Beh, però insomma tu hai dato molto a tante persone, sei stato generoso per tante persone. Poi devo dire anche un'altra cosa, che mamma io l'ho avuta in casa finché mi è stato dato di tenermela, perché poi gli ultimi due mesi dovemmo ricoverarla, e quindi da quel momento in poi non fece più ritorno a casa. Però io fino all'ultimo questo sorriso di mamma della mattina unito alla spremuta d'arancia è un appuntamento che mi aiuta a vivere ancora oggi. Riesci a sognare? Riesci a sognarla? La sogni tua io mamma? L'ho sognata una volta sola, mamma. L'ho sognata una notte e lei stava sul pontile di Ostia e si affacciava verso il mare e io le vedevo da dietro che aveva questa pettinatura alla Rita Hayworth, no? Aveva i capelli neri con delle righine bianche, no? E questo cappello a falde, a larghe falde, che mamma adorava sempre questi cappelli. A un certo punto si è girata e ho visto che era mamma, e allora gli ho fatto un po' di domande. Poi gli ho chiesto, dico, ma tu hai sofferto quando sei andata via? E lei mi ha detto, no amore, io sono andata via molto prima di quello che voi immaginate. Poi mentre parlavo con lei, e questo lo dico perché si vedono madonne, si cercano santi e miracoli, però delle volte, anche se non le chiedi queste cose, io ho avuto invece questo ardire di chiedere a lui di aprire gli occhi e di continuare a dialogare con mia madre. E l'ho fatto per buoni sei minuti. E cosa ti ha lasciato dopo? Mi ha lasciato la serenità di sapere che se tu veramente hai amato in un modo così totale, la gente non va via. I tuoi genitori hanno fatto in tempo a vedere poi papà i papà grandi successi. Mamma di più, mamma è vissuta più anni, papà è andato via a 63 anni, però ha visto, lui amava il carrozzone, perché si vede che aveva previsto forse un'andata via anche un po' più prematura ai 63 anni, e quindi questo carrozzone per lui era quasi un viatico, era una forma di serenità che l'avrebbe poi accompagnato nell'ultimo percorso. Immagino che nei tuoi concerti, ogni volta che
canti il carrozzone in qualche maniera lui Ma mi porto dietro veramente questo carrozzone, è molto popolato, è pieno di tutti, per cui sai c'è tanta sofferenza in questa visione allegorica, però c'è anche questa serenità di vederli comunque raggruppati, di sapere che queste persone in fondo anche di là hanno un tavolo, un mazzo di carte, un bicchiere di vino e tanta compagnia. Questo è un omaggio alla tua carriera, che faccio vedere adesso. E poi di colpo eccomi qua, sarei arrivato io. Le mie vicende personali sono straordinariamente legate al mio lavoro, alla mia attitudine che mi ha consentito anche di conoscere la gente in maniera straordinaria, più profonda. Quanti amori conquistano il cielo. Quando si ha a che fare con la solitudine e sei un uomo della strada, quelli che sono soli si riconoscono, si annusano e sanno di essere figli della stessa solitudine. Il cielo, i migliori anni della nostra vita. La mia solitudine saliva su un palco, per cui tutti coloro che sentivano questa mia solitudine hanno trovato casa. Sono molto felice e molto appagato di vedere anche una folla di non più ragazzi che con Renato hanno trovato quel supporto, quella certo. complicità necessaria soprattutto in quella stagione della vita. Però mi fa molto stupore piacevolmente di vedere tanti ragazzi giovani. Guarda quanti giovani. Che si accostano. Ci sono tutte le generazioni. Al mio pensiero, al mio modo di vivere, di fare musica anche, no? E questo,
questa possibilità proprio di essere nella loro vita mi fornisce anche in questo momento questo vantaggio di potergli raccomandare la serietà, la severità verso il loro operato, verso le cose che fanno, di fare tutto con una grande energia, con un grande slancio, perché è proprio da quando si è ragazzi che si può ottenere quella trasformazione, quel salto di qualità. Assolutamente, sì. E soprattutto quando voi avrete l'opportunità di guadagnarvi un successo, un'affermazione, pensate quanta giustizia renderete a quelli che non ce l'hanno fatta e quanto insegnamento a quelli che grazie a voi ce la faranno.